L'Università Federico II di Napoli, in particolare il nostro dipartimento, il Dipartimento di Scienze Medie Traslazionali, si occupa a vari livelli di nutrizione. L'importanza in questo momento è lo studio sulla immunonutrizione, cioè modulare attraverso la nutrizione il sistema immunitario del bambino, quindi proteggerlo dalle infezioni, proteggerlo dalle allergie, farli guarire prima attraverso un controllo perfetto dell'interazione tra nutrienti, flora batterica intestinale e sistema immunitario. Questa è la strategia, ma ripeto, in ambito dell'Università di Napoli Federico II, grazie anche al nostro nuovo rettore, il professore Manfredi, stiamo lavorando molto su questo, cioè poter dare ancora più corpo a questo tipo di iniziative e con un risalto anche a livello internazionale. Il futuro della pediatria si conta sempre di usare meno farmaci? Sicuramente sì, i nostri dati lo dimostrano chiaramente, che attraverso questo tipo di strategie nutrizionali noi possiamo ridurre il consumo di farmaci.